fulgore dell'ira ha colpito un semidio. La sua collera non conosce freno. La stessa forza che lo ha sorretto nelle sue fatiche lo farà trionfare contro i nemici più subdoli e feroci. Eurito, forse questa volta Ercole non è il più forte. Ercole è entrato in Ecalia e io mi condurrò da lui. Salve! Presto, prima che Eurito venga ad uccidere. Falso e pericoloso d'un serpente, vattene, lasciati! La mia furia. Ercole, hai sfidato gli dèi, ma io sono con te. Dimmi, dov'è Deianira? Arma, nessuna forza, nessun ostacolo gli resiste. Gli uomini hanno osato ferirlo nel suo amore e gli uomini dovranno soccombere alla sua vendetta. Ercole, uomo e semidio, eroe e gigante, un colosso capace di far tremare il cielo e la terra. Tell me, Eurytus, what is it that directs the lives of men? Destiny. No, not destiny. It's their own interests. A man's desires may alter the course of his life. Ilus wants Thea and thus was driven into our hands. And Alcinoe? What is it that drives her? Huh? Alcinoe wants liberty. Why not use your head then and make a little bargain with her? Who is it? Don't make any noise. It's Alcinoe to help you escape. The guards will let you go. I paid them well. Why are you doing this? Because Thea is kind and has a good friend in me. They mean to execute you tomorrow. Eurytus has plans regarding Thea Ilus. Oh. His fate is in your hands. Yes, brother. And Thea's? You'll forget her. Yes, brother. By the only means I know. Cursed be the day that I settled here. And cursed be this land that should have brought me peace. Let him be, mistress. It's better to let...